la costruzione della rete fatto a mano, maglie per maglie, si prende una rete di aggiunta, che sarebbe questa, di 76 maglie. 76 maglie, allora incominci che cuci la rete, 76 maglie da 4 centimetri, che sarebbero le prime agganciate sul cordino. All'andata 76, al ritorno ne diventano 75 e si avvia la partenza della rete. Essendo 75, puoi partire dall'inizio o da 2 maglie o da 3 maglie. Se parti da 2, alla fine ne restano 3. Se parti da 3, alla fine ne restano 2. 15 fogliule, che sarebbero tutti i puntini che si vedono indicati, 15 fogliule. Ogni due giri si fa la fogliola, la maglia di aumento, che sarebbero queste. E man mano si scende, aumenta sempre la maglia in più, che sarebbero queste. Man mano si vede, si nota l'aumento della maglia, contandolo si nota che aumenta, e così via. In tutto si fanno, diciamo, tra una fogliola d'aumento e l'altra 50 maglie. Essendo che ne sono 15, 50 per 15 sono 750 maglie. 750 maglie per 20, la maglia del 20 viene a cadere 2,58, 2,68, 2,65 massimo, questa è. Ecco, l'indicazione, tutto, e questo è il. E quasi mi trovo alla fine della conclusione, saranno altre 4-5 figliole da costruire, che sarebbero 4-5, sono per 3 sono 15, poi si allunga di 2-3 maglie senza fare figliole, perché completamento resta la maglia più. L'aggancio, c'è un ferro legato, fissato al legno, questo viene smontato, vedi? Si svita e si mette la rete dentro per appoggio per costruirla. E la rete viene più tirata, più precisa nel nodo e nella maglia. Ecco, questo è il filo della costruzione della maglia. Filo due capi. I primi giri si fanno, 3-4 giri si fanno a 3 capi, quest'altro, 3 capi, questo. E poi si inizia. Si va avanti con a due capi. Tutti gli accorgimenti vari, poi si fanno tutti come le altre reti, si monta il cerchio e piombo, cordini, i cordini, essere sempre precisi, 20 centimetri più della lunghezza della rete e così via.